sulla storia d'amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez dice la sua anche Serena Grandi. Fuori la casa è diverso. Serena Grandi, ospite al programma radiofonico Non succederà più, dopo aver parlato della sua esperienza nella casa del Grande Fratello, parla di Ignazio e Cecilia. La storia d'amore tra i due sembra essere molto forte. Tuttavia, afferma Serena, fuori dalla casa le cose potrebbero cambiare. Fuori le cose sono diverse, ci sono tante distrazioni, e, stando a quanto affermato dalla Grandi, quando non si è costretti a stare insieme e continuare a frequentarsi, può essere più difficile. Lei a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser augura il meglio anche se, ammette al telefono, ha un forte debole per Francesco Monte. La relazione tra Ignazio e Cecilia. Speriamo che duri. La visione delle cose che i concorrenti di un reality possono avere non sempre corrisponde alla realtà. Di questo Serena Grandi è convinta e, per questo motivo, sulla durata della storia tra Ignazio e Cecilia nutre qualche dubbio. La forte passione che ha unito i ragazzi all'interno della casa del Grande Fratello VIP, fuori, potrebbe dunque scemare secondo lei. Francesco Monte, spiega infine Serena, si è dimostrato un vero uomo, affascinante e molto fermo nelle sue posizioni. Forse per questo, quando la conduttrice le chiede se, a suo parere, la relazione tra Cecilia e Ignazio fuori sia destina a finire, la Grandi risponde: speriamo che duri. Punto finale. Grande Fratello VIP. Ecco chi merita di vincere secondo Serena Grandi. Di a Emiliana Serana Grandi fa il tifo oggi per Luca Onestini. Dentro la casa lei non ha avuto modo di conoscere bene il ragazzo, ma, tuttavia, una volta fuori, ha finito con l'apprezzare la personalità del bolognese sempre di più. Lo segue durante la diretta, e, tra tutti, è sicuramente quello che preferisce. Luca Onestini dunque, secondo Serena Grandi, merita sicuramente di vincere questa edizione del Grande Fratello.